Intanto si comincia adesso con il primo pallone gestito dal Firenze Ovest. Difesa molto alta del Firenze Ovest. Ponziani, la palla arcuata dentro. Attenzione a questa deviazione di un giocatore del Firenze Ovest. Si impegna Nucci e salva il risultato. Pallone giocato corto, sempre per Vastola. La palla dentro per Ponziani. Il cross dentro, attenzione a Fusco. E il miracolo di Nucci che salva ancora il risultato sulla torsione di Fusco, scusate. E poi il fallo di Bertini. Senesi, la palla dentro per la giocata di Bruni che guadagna il fondo. Bruni, palla dentro, attenzione a Turchi. Il pallone è alto, il primo squillo del Firenze Ovest sull'asse. Bruni Turchi al limite dell'area di rigore. Piana colpisce male, è diventato un pallone buono e c'è il gol di Piana che è scivolato clamorosamente nell'occasione di battere questo calcio di punizione. La traiettoria, il vento, la fortuna valgono il punto dell'1-0 per il Calenzano e io credo totalmente non voluto questo gol da Piana che aveva già dato uno sguardo nel mezzo, è scivolato, la traiettoria è diventata pericolosissima per Nucci, non ha potuto niente, pallone al set e 1-0 per il Calenzano, un vantaggio meritato, sicuramente fortunato, ma meritato. Adesso Firenze Ovest che deve reagire, attenzione, lo prova subito con Terrafino, la palla dentro, Terrafino con il sinistro, e c'è il gol dell'1-1, clamoroso, clamoroso, subito il Firenze Ovest pareggia con Bruni, trovato un varco nella difesa del Calenzano che ancora stava forse festeggiando il punto dell'1-0. Eccolo qua, il duplice fischio dell'arbitro manda le squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Un primo tempo piacevole, finisce in parità. Via alle ostilità per il secondo tempo. Si comincia adesso con il Calenzano che prova a lanciare in avanti. La palla morbida di Variale a cercare Turchi. Turchi per Lombardi, attenzione, arriva il tiro, il pallone fuori di Senese con un grande inserimento, il centrocampista con la mano numero 4. Dall'altra parte, attenzione alla velocità di Turchi, Bruni prova a riguadagnare la posizione corretta, la palla è buona per Lombardi, Lombardi in area, attenzione Lombardi, prova con il destro, pallone docile direttamente su Lippi, che occasione qua per il Firenze Ovest al 17esimo. Vince il contrasto aereo, anche uno non aereo, poi tiro! Incredibile, e la parata di Lippi a sorpresa, sembrava un tiro completamente sbagliato da parte di Bruni, incolto invece il portiere del Calenzano qualche metro fuori dalla linea di porta, riesce a disimpegnarsi ancora, palla dentro, è buona per Turchi, Turchi, la palla toccata che si avvia verso il gol, viene toccato da Senese ed è il gol del 2-1, era in posizione regolare Senese che ha voluto ribadire il punto del 2-1, non convinto il pallone potesse entrare da parte di Turchi e dunque Firenze Ovest avanti meritatamente in questo secondo tempo. Poi colpo subito, attenzione, è uscito un cartellino per Gasci e viene espulso non Gasci ma Bertini, l'avevamo detto, Bertini rischiava. E tanti contrasti in cui è stato protagonista. È arrivato il secondo cartellino giallo e il rosso. Male il Calenzano. Palla in verticale per Bocciani. E diventa buona per Vastola. Attenzione a Vastola! E la parata di Nucci! Miracolosa! Vastola non riesce ad alzare a sufficienza il pallone. È pronto Piana. Va con il destro. Teso, pallone che rimane lì. La Strucci! La posizione regolare! E il pareggio del Calenzano. Il pieno recupero al 48esimo. Con la Strucci! Incredibile, ancora su punizione il Calenzano trova la via del gol, l'arbitro fischia alla fine, incredibilmente il Calenzano sotto di un uomo raggiunge il pareggio nel recupero, è 2-2 alla fine di una partita equilibrata e spettacolare.